Piedicavallo, il più alpestre dei comuni del Biellese, che nel suo territorio conta numerosi villaggi ed alpeggi più o meno conosciuti e frequentati, custodisce sotto un folto bosco un agglomerato di case rustiche, tutte in pietra, i cui ruderi fanno intuire quanto fosse invece vitale un tempo. Cascine, La Coda. Sul sentiero E40, che fa parte del GTA, il villaggio è ora completamente disabitato. Deserte le abitazioni, vuoti i fienili e i balmetti, incolti gli spazi un tempo adibiti a pascoli. Certamente la posizione troppo isolata fa del villaggio una zona difficile da raggiungere, ma lascia un po' di amarezza vedere un angolo di storia, cultura e vita, un angolo ricco di fascino suggestivo, come lo sono tutti gli alpeggi della nostra valle, versare nel più totale abbandono ed andare ad aggiungersi al lungo elenco dei ghost town, i paesi fantasmi. Come dice Franco Arminio, uno dei poeti più importanti di questo paese, abbiamo bisogno di contadini, di poeti, di gente che sa fare il pane, di gente che ama gli alberi e riconosce il vento. Come valligiana, aggiungo, abbiamo bisogno di gente che ama le sue radici e le conserva gelosamente.